sognare tutte le sere con Dani, Jimmy e Fede. Tese matte, ascolto e chiudo, rido che c'è break humor. Non ti rilassare, non ce n'è per nessuno. Signori del cattivo gusto, sentenze un po' su tutto. Sicuro tornerai sul porto di Tese matte. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo incredibile live del Doesn't Matter Podcast, l'unico programma che viene onda tutti i giorni da lunedì a giovedì dalle 21 alle 23 qui su Twitch, con un allegrissimo Daniele Doesn't Matter, che sono io, e un fantastico conoscente di nome Jimmy the Fear. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Piacere di conoscerti Jimmy, finalmente. Ci conosciamo. Allora, questa sera si parlerà di, come prima notizia, avremo una di quelle raccolte che piacciono tanto a Monica, ma questa sera preparate i fazzoletti, ragazzi, perché vi faremo piangere con la prima notizia che ora si piange. Poi passeremo direttamente alle notizie flash e subito dopo all'angolo della morte, che questa sera è bello pieno. Vi ho accennato, preparate i fazzoletti perché questa sera sarà una cosa incredibile. Mentre preparavo la notizia di oggi, Jimmy, io già avevo aperto i miei dotti lacrimali e stavo piangendo oggi pomeriggio come un vero uomo. E adesso ti spiego perché. Perché no, è più che una notizia, è un insieme di cose commoventi. Perché oggi apriamo la puntata tra le lacrime, come dicevo, e su internet è spuntata una lista di storie commoventi, realmente accadute, che se non avete il cuore di pietra vi faranno aprire, come accennavamo, i dotti lacrimali. Quindi preparatevi a subire le immagini più commoventi di sempre. E per addentrarci in questo momento catartico ho anche preparato della musica triste di sottofondo da ascoltare mentre guardiamo queste immagini nella puntata più triste e commovente di sempre. Vai, vai. Sono state raccolte tutte a Natale di quest'anno. Minchia. Quindi sono tutte a tema natalizio, però noi sorvoleremo. Cazzo, già fa piangere solo la musica, sembra... Immagino già il carry-on del nonno sulla... nella panchina che lo dona al nipote prima di morire. Siamo su quel livello lì. Questo è quello che ho trovato quando mi sono svegliato a Natale, dopo che sono crollato e ho detto a mio fratello che non potevo permettermi di comprare regali quest'anno, poiché potevo a malapena nutrirmi. E il fratello gli ha fatto trovare un sacco di cose, la pasta, i dolci, le patatine, cose da mangiare. Sì, un sacco di cose per farlo stare male. No vabbè, dai, c'è anche la pasta Barilla. Mia nipote ama Babbo Natale, mio padre ama mia nipote, papà si è fatto crescere la barba da maggio. Per far credere alla nipote di essere Babbo Natale. Vabbè, scusami, però cioè, le vendono finte, anche fatte bene, cazzo. Lo e so. Poi metti le scarpe, cioè, cioè, non guardare con le calzette. Cioè, scusami, cioè, per carità, un pensiero bellissimo, però sarà che non ho la musica di sottofondo, però magari, cioè, sarò stronzo, ma metti di una... Non essere distruttivo, Jimmy, già questo Babbo Natale non è originale perché è asiatico. In memoria di mia figlia, che ho perso lo scorso aprile, lei ama i girasoli. E quindi le ha dedicato questo albero di Natale fatto interamente di girasoli. Oh cazzo. Oh cazzo. Andiamo avanti. Sì, ti prego. Un autista UPS ha consegnato quasi 200 pacchi al giorno durante il lockdown e le festività natalizie. Così centinaia di persone del quartiere sono uscite di casa per salutarlo da eroe. Questo lo trovo giusto, mi commuove ed è giusto. Questa è una cosa bella, guarda quanto si è commosso lui, che sta piangendo, e tutte le persone per la strada che lo salutano. Questa è una delle cose, cioè questa è una cosa che mi commuove e sottolineo perché è un gesto che... Umano, molto per... umano. Mio padre ha l'Alzheimer, ho portato a casa il mio nuovo cane per Natale e lui ha detto: so che mi dimenticherò molte cose, ma ricorderò questo cane per molto tempo. Fantastico.
Tra l'altro, riguarda Nad, ha scritto il suo lavoro, mica lo fa gradi. Ma Nad, anche i soldati fanno il loro lavoro, però io ad esempio non andrei a salvare la mia nazione, anche se vengono pagati, non è un lavoro che farei. Ah, perché il medico? Appunto, guadagnano un sacco di soldi, però devi avere anche due palle così per farlo. Che fa un medico che ti salva la vita, gli dici che sta facendo solo il tuo lavoro, stronzo. Sì, infatti. Continuiamo la nostra scala arrampicata sulle lacrime. Un momento clou del mio Natale. Foto di 5 generazioni. La bisnonna di 93 anni, la nonna di 72, la mamma di 50, il papà di 28 e il figlio o la figlia appena nata di mezzo anno. 6 mesi. Vabbè, dai, questa è una bella foto. Sì, è commovente, non perché faccia piangere, però è bello sapere che questa bambina conosce anche la bisnonna. Non sapevamo se mio padre sarebbe tornato a casa dall'ospedale per Natale o se sarebbe tornato del tutto. Questi sono i miei genitori che ballano I'll be home for Christmas il giorno di Natale, ovvero tornerò a casa per il giorno di Natale. Fantastico, vabbè, questo è commovente allo stato puro. Sì, quando vedi due persone sposate da tanto che si amano e precisamente l'immagine di loro due che ballano insieme in casa è una scena che si vede in ogni film, però è sempre molto commovente. Per Natale di quest'anno ho realizzato 25 zaini contenenti beni di necessità per i senza tetto. Questo è anche un bellissimo gesto. Questo è un grandissimo gesto. Primo Natale da papà single. Ho fatto del mio meglio e penso che a lei, mia figlia, sia piaciuto, credo. Mia figlia ha sconfitto il cancro oggi, il miglior regalo di Natale di sempre. Pensa che bello anche questo, sai di avere una figlia malata e proprio il giorno di Natale ricevi la notizia che finalmente è riuscita a sconfiggere il cancro. Sono la signora che pensavi fosse tua madre. Volevo solo dirti che il fatto che hai sbagliato numero è stato un bellissimo regalo di Natale per me. Ho perso la mia unica figlia nel periodo delle festività. Così sentirti dire ciao mamma mi ha fatto stare bene. Passa un felice Natale. Minchia. Questo è veramente struggente. Trovo che sia uno dei più belli. Tu immagina sta qui che chiama, sbaglia numero pensando di chiamare la mamma, dice ciao mamma e becchi una signora che ti manda poi un messaggio del genere. No, questo è pesante. Riprendiamoci, adesso sono un pochettino più meno struggenti. Mio fratello con la sindrome di Down tiene in braccio la sua pronipote appena nata a Natale. Vabbè Jimmy, almeno equilibriamo un po'. Sembra un po' Popeye, no? Ma lo volevo dire, mi sto vergognando, ti prego vai avanti. Gli manca la pipa in bocca e la scatola di spinaci. Cazzo, non lo volevo dire, non volevo essere io il mostro. Non ti preoccupare, lo prendo volentieri io questa carica. Sì, a te te lo perdonano più facilmente, a me non mi perdonano che mangio l'insalata. Ora fai un Photoshop con la pipa. Anzi, quel buco, sai che ce la metteva di lato gli spinaci? Sì, tra l'altro Braccio di Ferro era una massa tumorale. Aveva un occhio chiuso, la bocca storta e non aveva i bicipiti, aveva gli avambracci gonfi. Sì, esattamente. Aveva gli avambracci potentissimi. Mia figlia è stata ricoverata in ospedale a Natale 3 anni fa. Da allora, ogni anno, raccoglie donazioni di giocattoli per i bambini che non torneranno a casa per Natale. Aspetta, mia figlia è stata ricoverata a Natale 3 anni fa. Sua figlia 3 anni fa ha passato il Natale in ospedale. Siccome ma solo ora è a casa. Ha passato un anno così, magari aveva semplicemente la dissenteria, niente di grave. Però è stata il giorno di Natale in ospedale. Lei ci è rimasta talmente male per questo che ora ogni anno raccoglie regali per bambini che devono passare il giorno di Natale in ospedale. Stupendo quando viene anche da una bambina questo gesto. E abbiamo finito le nostre immagini commoventi, caro Jimmy. Non sono d'accordo con quello che scrivevano durante le foto Nadia e The Chopper, che dicevano di smetterla, non riferito a noi, in generale di fare i perbenisti perché i dottori fanno solo il loro lavoro. È assolutamente vera come cosa, però è innegabile il fatto che anche se stanno facendo il loro lavoro, stanno salvando delle vite e hanno a che fare tutti i giorni con delle persone. Ed è innegabile il fatto che con queste persone, non sempre ma spesso, si crei anche un legame.
Quindi non è semplicemente un lavoro, ci sono dei momenti dove si sfocia anche nell'umanità delle persone, perché se dobbiamo limitarci a vedere sto solo facendo un lavoro, non esisterebbero i musicisti perché farebbero solo un lavoro e non ci metterebbero la passione, non esisterebbero i grandi cuochi perché ci mettono la passione in quello che fanno, amano il loro lavoro, non è solo un guadagno soldi e eseguo quello che faccio. Quindi sia nel campo dell'arte che della musica che del mondo artistico, di conseguenza anche nel mondo più professionale come legato a medici, soldati che vanno in guerra, c'è quel lato umano su cui è bello sperare e credere che non venga fatto solo esclusivamente per i soldi, che non ci sarebbe niente di male, ma il cuore entra in gioco in ogni momento. Io sono, e aggiungerei anche che la gentilezza di un gesto non fa male a nessuno. Anche non è che devi fare per forza neanche il medico, anche il panettiere dove tu vai a prendere il pane, non è che perché lo paghi hai un diritto su di lui, cioè lui ti sta offrendo un servizio comunque sempre. Quindi è anche giusto ringraziare per chi tutte le mattine si alza alle 4 di mattina e ti offre un servizio. Poi tutti veniamo pagati perché ognuno deve guadagnare per quello che fa. Apriamo le notizie flash parlando di Papa Francesco, che questa mattina, io sono un po' Papa Francesco, Jimmy, senti cosa ha fatto. Durante l'udienza del mercoledì ha sbroccato male e si è incazzato con i fedeli dicendo che non sanno pregare. Il Papa ha accusato i fedeli di sembrare dei pappagalli perché ripetono parole dell'omelia come degli automi, senza concentrarsi sulle parole. Non ha senso pregare tanto per farlo e quando lo fate dovete usare il cuore. Non so come la pensate voi, ma prima che il Papa mi dia una mano di botte, come da sua abitudine, io dico che ha ragione a prescindere. Torniamo a parlare invece di Laura Pausini. Grandissimi traguardi in questi giorni per questa cantante, perché dopo aver vinto il Golden Globes, Laura è candidata agli Oscar, sempre con il brano Io sì del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. Personalmente faccio un grandissimo in bocca al lupo a Laura Pausini. Speriamo che riuscirà a portare in Italia l'Oscar come miglior canzone originale. Notizia curiosa: l'Italia entra nel libro dei Guinness dei primati con la ciliegia più grossa del mondo. Pesa 26,45 grammi ed è stata coltivata nel Ferrarese. Per darvi un'idea delle sue dimensioni, è poco più piccola di un'albicocca. Cambiate quelle trattate. L'angolo della morte di oggi è bello pieno e apriamo il nostro macabro elenco con la food blogger Benedetta Rossi, che in questi giorni ha sofferto di dolori al braccio. Dopo aver rassicurato i suoi fans che non si tratta di niente di grave, il suo fisioterapista le ha comunicato di avere il gomito del tennista, infiammazione che probabilmente è derivata da troppo spadellamento. A comparire nella nostra lista c'è anche Roberto Saviano, lo scrittore ricoverato in ospedale per coliche renali. A dare la notizia è stato lo stesso Roberto tramite un post su Instagram. E proseguendo con i VIP che non stanno tanto bene, parliamo di Alessandro Borghese. Il cuoco comunica su Instagram di essere da 5 giorni in quarantena a causa del Covid. Alessandro ha contratto il coronavirus e dice di sentirsi tutte le ossa rotte, acciacco e acciaccato, e la testa gli gira in continuazione. Ha dichiarato: non mi piace. Invece a lasciarci questa cosa fantastica, a lasciarci definitivamente, ci pensa Ronald Di Fio Junior, all'età di 70 anni. Se non sapete di chi si tratta, Ronald era un famosissimo serial killer che nel 1974, quando aveva 23 anni, ascoltate bene, uccise sua madre, suo padre, i suoi due fratelli e le sue due sorelle. Il caso fu così famoso che diede vita ad un sacco di leggende e soprattutto la sua storia ispirò tanti film come The Amityville Horror, Non aprite questa porta, e tanti altri film degli anni 70 che sono famosi tutt'oggi. Il mistero rimane ancora aperto perché ad oggi, con la sua morte, non si saprà mai il movente che lo spinse a condurre questo gesto. E a chiudere l'angolo della morte ci pensa Henry Darrow. L'attore muore all'età di 87 anni per cause naturali, ma la sua leggenda rimarrà immortale. Henry Darrow era l'attore che interpretava Zorro in TV.
Ah, la serie TV, ma quella vecchia, quella degli anni 70, quando era? Quella, sì, quella famosa, forse anche prima degli anni 70, non aveva i colori. Sì, era vecchia forte. Cioè, perché per noi Zorro e Banderas, no? Sì, per te. Perché per te che... Io lo guardavo... Sì, mio papà, tu hai fatto sta battuta, Jimmy, ma devi sapere che mio padre si è comprato tutta la serie di Zorro in DVD, sì, su Amazon, a parte che l'ha ordinata senza leggere, gli è arrivata in tedesco. Tedesco, però... questo lo ricordavo. Ah, ok. Si è comprato anche la mascherina e il cappello da Zorro. Ti prego, ma perché non me l'hai fatto vedere così? Non, sai com'è? Non è un argomento di conversazione di cui vado molto fiero e di cui soprattutto si parla. No, vabbè, signora Patrizia è live ancora? Sì, teoricamente io... sì. Mi può mandare un messaggio con la reazione di quando ha visto suo marito con la maschera e la... il cappello di Zorro? Io voglio la reazione. Cioè, voi cosa avete detto quando è arrivato a casa così? Non è che si è arrivato in sella ad un cavallo con la sciabola in mano. Non è che è arrivato. Sì, ma immaginavo così, era più figo. No, gli è arrivato il pacchetto di Amazon con mascherina e cappello e mia mamma si è limitata a scrivere sì. Sì, che mi manda un messaggio. Voglio vedere. E tu cosa, non gli hai detto niente? Cosa devo dire, Jimmy? Come puoi reagire ad una? Non sei pronto? Non c'è nessuna scuola della vita che ti insegna a reagire ad una scena del genere. Ma se l'hai messo, ovviamente. Ma certo che l'ha messo. Fantastico, Gianni, un personaggio, l'adoro. Sì, è Zorro. Mi sembra io... Non è un personaggio qualsiasi, è Zorro. Mi fa morire. Questa si è presentato qua. Tu sei Daniele da Semmatter, sei un nessuno. Io sono Zorro. E mi ha anche firmato la maglietta. Za, za, za. Basta fare un po' di shaming su mio padre. Tua mamma l'ha fatto. No, tua mamma. Va bene. La maglietta era di Zara, non era di Zorro. Da Zara a Zorro è un attimo, d'altronde. Per me è la mascella. Una consonante e una vocale. Ci dava il tartufo al volo. Al volo lo prendeva. Zack! Dani è figlio di Zorro. Ora ti spiego. Sono io Banderas, quindi. Sei zitto, guarda, ti fanno un altro articolo su Villa De Adi. Rettifichiamo, Daniele non è nessuno. Quest'anno mi danno De Adi, Zorro. Quest'anno mi danno un altro Oscar per il successo, per essere il figlio di Zorro. Glielo danno a lui, è che te l'hanno dato a te perché non sanno chi era fino ad oggi. Non lo potevano premiare. Me lo revocano. Che devono solo cancellare Daniele. Se il Vitella c'è già scritto, lo danno a mio papà. Esattamente. A lei, Zorro. Grazie per mantenere le nostre strade sicure. Esattamente. Dai, beh, ci sono molto vicino, perché secondo me sarò così. Che da grande mi comprerò queste cose. E si è presentato a questa. Guarda, chi è il più figo? Chi sono? Oh mio Dio, ma c'è Zorro in casa? E anche lui era come il papà quello di Natale. Che poi ovviamente era in mutande slippino e canottiera sotto. Una scena epica. Sicuramente una scena, non so se definirla epica. Credo che fosse il finale di stagione. Se facevi un video altro che YouTube, 30 milioni di iscritti. Mi sta facendo male la mascella, Cristo di Dio, qua. Oh. La nasce si sta pisciando addosso e utilizza una coppa di reggiseno. Metti da sotto. Daniel San scrive: ti ricordi il diamante che hai visto in vetrina? Esatto, ho comprato una maschera di Zorro. Mica Lupin. Da quel giorno tua papà, oltre ad essere Zorro, sa anche il tedesco. Che tra l'altro la versione di Zorro in tedesco deve essere qualcosa di terribile. Invece della Z faceva la svastica.
Ma se l'hai vista appena una stagione in tedesco, quando ha messo il DVD, che è successo? Pensavo che fosse tornata la seconda guerra mondiale. Oh no, i tedeschi! Ragazzi, la live di oggi finisce qui, speriamo che vi siate divertiti. Noi ritorniamo domani pomeriggio con questa puntata rimontata che uscirà sul canale YouTube dedicato alle live. Tra l'altro, come avrete visto, non è uscita la puntata di ieri, oggi, ma uscirà, e che l'elaborazione di YouTube è particolarmente lunga, visto che la sto caricando intera, e soprattutto il content claim mi ha rotto le palle. E domani sera ci vediamo, ci sarò soltanto io a condurre il Doesn't Matter Podcast alle 21, e domani sarà la serata del prendere e lasciare, dove faremo la bombola a passi con i cantanti italiani, sia uomini che donne. Quindi ci vediamo domani sera alle 21. Non mi abbandonate, siateci domani, non siate come Jimmy, non siate un Jimmy. Ciao! Ciao!